gare sprint, terza tappa del circuito a Castiglione dei Pepoli, Bologna, e la seconda prova di Coppa Italia sulle medie distanze a Valserena. Le bellezze paesaggistiche del Parco regionale dei Laghi, che si estende su un'area di 3.300 ettari nel settore centrale dell'Appennino bolognese, il fascino dei borghi antichi sulla via della lana e della seta tra Bologna e Prato, sulle orme degli antichi mercanti. È da qui che riparte il viaggio dell'orienteering su Rai Sport per la stagione 2019, riparte con le voci del sottoscritto Gianfranco Menincasa, coadiuvato ancora una volta per la parte più tecnica, ma non solo, da Pietro Illarieti. Pietro, ben trovato. Ben trovati a tutti, sì, ci prepariamo a vivere un'altra bella stagione di orienteering. Si comincia con una gara subito impegnativa. Gli organizzatori della Polisportiva Masi hanno preparato quella che loro hanno descritto come la gara dei sogni. Ma partiamo innanzitutto con una spiegazione dello sport dell'orienteering. L'orienteering si svolge all'aria aperta e per questo motivo è stato rinominato lo sport dei boschi. Negli anni sono state interessate centinaia di località turistiche, marine e montane, parchi naturali. Vi è pure la versione cittadina, che si svolge nei centri storici. L'evento più popolare è quello di Venezia, che vede al via oltre 5.000 concorrenti. In Italia esiste un circuito che vede coinvolti i più prestigiosi centri storici cittadini, luoghi ricchi di testimonianze artistiche e culturali. Si pratica indifferentemente in estate o in inverno, sui sentieri, nelle piste da sci o nelle stradine di campagna. Per praticare l'orientamento è necessario utilizzare un vestiario adeguato a seconda della scelta, corsa, trail o mountain bike e sci. Indispensabile è comunque avere con sé la bussola e l'immancabile cartina. Le gare si svolgono su terreni in precedenza mappati da un cartografo. I tracciati sono invece predisposti dalla figura tecnica del tracciatore. Esistono differenti percorsi predisposti per le varie categorie e in base all'abilità tecnica dei partecipanti. Il meccanismo è piuttosto intuitivo, visto che le mappe riportano fedelmente il territorio che ci si ritrova di fronte. Correre nel minor tempo possibile da un punto di controllo all'altro è la fase più divertente, stimolante e avvincente. Ogni tratto diventa una sfida differente in cui il concorrente deve saper tirare fuori il meglio di se stesso. Spesso capita di sbagliare nelle valutazioni, ma la cosa più importante è accorgersi dell'errore e porvi rimedio. Al termine della gara, i tracciatori rimuovono i punti di controllo lasciando il bosco senza danneggiamenti per l'ambiente. Benvenuto del territorio a cura del sindaco Maurizio Fabbri. Sì, benvenuti a tutti, benvenuti a Castiglione dei Pepoli, il nostro comune che è un paese situato a metà fra Bologna e Firenze sull'Appennino bolognese. Siamo un comune pieno di bellezze naturali, siamo inseriti nel Parco dei Laghi, quindi abbiamo laghi, montagne, percorsi trekking, un paio di chicche, sicuramente la cucina, ci tengo molto perché noi abbiamo delle eccellenze gastronomiche molto importanti perché sono frutto di una fusione di culture gastronomiche fiorentine e bolognesi. E poi un avvenimento come questa manifestazione sportiva di orienteering credo che calzi a pennello con le nostre caratteristiche, quindi contiamo e teniamo molto a questo. Ci spiega questa gara sprint Alessio Tenani. Sarà una gara tecnica, dura, mai banale, e abbiamo cercato di offrire scelte di percorso che mettano i concorrenti in una difficoltà costante. Ci aspettiamo un tempo di gara appena sotto al limite alto, quindi sui 14 minuti, nell'elite forse un pochino meno. Secondo me ci saranno sorprese grosse perché ci sono davvero tante insidie e tanti trabocchetti, ma sempre messi nell'ottica di rendere la gara molto equa. Noi su questo ci abbiamo lavorato tanto e ora tocca a loro. Allora, come già accennato, siamo a Castiglione dei Pepoli per questa prova a tutta velocità organizzata dalla Polisportiva Giovanni Masi, società che appartiene al Comitato Emilia Romagna. Quelle che abbiamo visto e che vediamo sono le fasi di preparazione di queste gare. Gara che parte ora. Allora, la sprint, dicevo, a tutta velocità, no Pietro? A tutta velocità. Oggi ci sono gli uomini che sanno correre veramente forte. Qua, ecco, Giacomo Zagonella è sicuramente uno dei più accreditati.
invitati, lui che è un trentino, anche sua sorella Viola Zagonel è una specialista, eccola qui inquadrata, proprio di questa specialità. Però lei è passata alla polisportiva Giovanni Masi, vedo che ha la maglia bianco-verde, numero 102, quindi trentina sì, ma ha cambiato casacca. È una trentina, viene da Primiero, però per questioni di lavoro e anche credo di cuore si è spostata a Bologna. La gara sprint si è svolta per le vie del centro di Castiglione dei Pepoli, mentre per la Coppa Nazionale la prova si è svolta nei boschi di Val Serena, San Benedetto, Val di Sambro. Le prove inoltre rientrano nei criteri di selezione per le squadre nazionali, per i campionati europei giovanili di orienteering, oltre che per i mondiali giovanili di specialità che avranno luogo in Danimarca nel prossimo mese di luglio, no Pietro? Sì, è così, ci sono qua tutti i tecnici della nazionale che stanno osservando le varie categorie, gli atleti. È un momento ancora di rodaggio, si è da poco ricominciato a gareggiare, le prime prove sono tenute a Mantova dove abbiamo visto dei begli exploit di Christine Kirchleckner e di Eleonora Donadini tra le donne e Andrea Seppi tra gli uomini. Questo è Sebastian Inderst, italo-svizzero della Park World Tour Italia SSD, comitato regionale del Veneto, e questo è invece Tommaso Scalet che dopo anni di militanza nell'Unione Sportiva Primiero, anche lui è passato nelle ultime stagioni con la Park World Tour Italia, società davvero forte per quanto riguarda questo sport. Qui un giovane svizzero invece, Pietro. Un giovane svizzero è Tobia Pezzati, viene da un paesino sopra Chiasso, quindi lui è proprio uomo di confine e anche la sorella è qui presente, sono sicuramente tra i grandi favoriti oggi. Pezzati che all'ultimo anno da Under 23 fa parte della selezione B della Confederazione Elvetica, questo è Mattia De Bertolis, anche lui da tenere d'occhio da sempre nell'Unione Sportiva Primiero. E qua siamo nel cuore della gara, Michele Caraglio è la prima che andiamo a seguire, poi Vera Chiusole per quanto riguarda la gara vera e propria, no? Finora abbiamo visto le partenze, qui siamo invece proprio nel cuore di questa sprint. Sì, cuore della sprint, come vedi è una sprint caratterizzata da dislivelli, da scalette. E quindi sali scendi, poi lanterne posizionate in luoghi un pochino nascosti, quindi tanti piccoli trabocchetti che il tracciatore Alessio Tenani ci ha svelato poco fa. Comunque nella gara sprint è importante tenere sempre altissima l'attenzione e soprattutto la mente deve essere super veloce, perché appena trovato un punto già si sta pensando e si sta cercando la via migliore per arrivare a quello seguente. Qui Nicole Scaletti. Assolutamente, la seguiamo alla ricerca del punto di controllo. Nicole Scaletti in questo momento è nelle vie del paese, la stiamo seguendo proprio in questo momento, va su e giù, eccola qua, una tipica lanterna per la punzonatura, per il passaggio ovviamente, gli atleti hanno al dito questa card da infilare in una sorta di foro, no Pietro? Sì, il ditale elettronico che poi viene inserito nella stazione che verifica il passaggio che viene registrato sia sul ditale elettronico che nella stazione, così non si può sicuramente sbagliare. Christine Kirchleckner da Merano, la Tesina, sicuramente una delle più forti interpreti, sta cercando anche lei, eccola qui, arriva, fa anche lei il controllo, sente il beep, vede la lucina rossa che le conferma che è passata e può continuare la sua gara. Eleonora Donadini. Eleonora Donadini che quest'anno, come anticipato, è partita molto bene, ha vinto già a Mantova, è veramente in grande forma. Michele Caraglio, concentrato, impegnato per portare a termine la sua gara, guardate come tutti controllano ovviamente la cartina, torniamo con Viola Zagonel, anche lei sta controllando la sua cartina e poi Giacomo Zagonel, dicevamo davvero molto forte, il ragazzo trentino, Primierotto, che cerca di fare bene, tanto bene in questa terza prova sprint della stagione per quanto riguarda l'Orientini. Samuele Tait, lui gareggia nella squadra del Gronland. Il suo presidente è Roberto Sartori, il suo presidente Sartori è uno che crede molto nell'orienteering, si impegna tantissimo anche a livello organizzativo e Samuele Tait è una delle promesse emergenti. E qui vediamo i movimenti sulla cartina degli atleti che stanno affrontando la prova nel bolognese grazie al GPS, vediamo appunto come si stanno muovendo in questo momento.
sul tracciato predisposto dalla società organizzatrice. È Tobia Pezzati tra gli uomini in questo momento che è in testa, sta andando molto bene e curiosità, tra le donne la sorella sta primeggiando prima. Tobia Pezzati, lo svizzero sta davvero facendo una gara maiuscola, una prova che lo proietta verso la vittoria di questa gara sprint. Lo abbiamo visto passare anche velocemente Mattia De Bertolis, anche lui però sta andando molto bene, così come Tommaso Scaletta. Ci portiamo in zona arrivo e vedremo se i tempi sono in linea con quelli previsti dagli organizzatori, vedremo se lo staff della polisportiva Masi sarà stata abile nel fare questo calcolo. Eccolo Mattia De Bertolis, Unione Sportiva Primiero, si sta ormai avvicinando alla fine della sua prova in quel di Castiglione dei Pepoli, chiude in 16 netti la fatica sul volto del ragazzo, arriva anche Laura Carluccio, 17.03 il suo tempo, poi Jessica Lucchetta, anche per lei finish line, chiude in 16.01. Beh, come vedi gara sprint che dura poco più di un quarto d'ora, dipende anche dai casi, i primi probabilmente faranno segnare dei tempi più bassi, però come noti gli atleti nonostante la brevità della gara arrivano sfiniti, lo sforzo è intensissimo. 16 netti anche per Andrina Brandi, attenzione a Christine Kirchlechner, 14.16 il suo tempo, un ottimo tempo che per il momento la vede prima sul traguardo, ma ancora altre ragazze devono arrivare, compresa ovviamente la giovane svizzera Pezzati, questa intanto Eleonora Donadini, 15.33 il suo tempo sul traguardo. Poi si scambiano anche opinioni, no, sul tracciato. Sì, c'è subito un confronto, arriva Michele Caraglio che è un uomo più da gara di resistenza, un confronto, eccola qui, Elena Pezzati è strabiliante. Sì, va prima, 13 minuti e 36, Samuele Tait, 15.53, buono anche il tempo di Samuele, al momento anche il miglior tempo. Sebastian Inderst, Parkour Tour Italia, 16.28, va dietro dunque a Samuele Tait. Non benissimo Inders, però probabilmente queste non sono ancora le sue gare, mentre arriva lanciatissimo Tobia Pezzati, la gamba è sempre velocissima. E va primo, 14.28, il ragazzo svizzero della società corse d'orientamento Mendrisio, qui anche i più piccoli, Cristiano Pagliari, la gioia di aver chiuso la sua gara. Sì. Figlio d'arte, suo papà Daniele Pagliari è stato anche commissario tecnico della nazionale. I risultati alla femminile, allora vince Elena Pezzati 13.36, poi Christine Kirchlechner, Sport Club Meran e poi Eleonora Donadini, polisportiva besanese. Al maschile Tobia Pezzati, Mendrisio 14.28, Giacomo Zagonel, Primiero a 1.20 e poi Samuele Tait per quanto riguarda il Grand Late Orienteering Team a 1.25. E qui siamo alle premiazioni. Sì, vediamo anche il commissario straordinario Sergio Anesi e il sindaco di Castiglione dei Pepoli, con tutte insomma le autorità locali, il presidente della polisportiva Masi, diciamo che ce l'hanno veramente messa tutta per dare vita a un grande evento. Le voci dei protagonisti. Viene da Chiasso Elena Pezzati per vincere qui in Emilia Romagna. Sì, oggi ho vinto, sono molto contenta, però la gara non è andata veramente bene, speravo di fare meglio, sono partita bene, poi già al secondo punto con tutte le scale non riuscivo bene a capire quale fosse quella giusta, però sono comunque contenta in generale di come è andata, pensando anche a settimana scorsa che ho stortato una caviglia, è andata comunque bene, la caviglia tiene, quindi sono contenta. Primo e secondo di oggi, Tobia Pezzati dal Canton Ticino e Giacomo Zagonel da US Primiero. Oggi è andata piuttosto bene, le gambe viaggiavano, ho fatto un brutto errore all'11, ma per il resto ero abbastanza attento sulla carta. E io ho fatto qualche errorino, comunque sono andato abbastanza bene, certamente 1:20 erano impossibili da tirar giù. E dopo le voci dei protagonisti della prima giornata della sprint passiamo alla seconda giornata di gare, andiamo in Val Serena per la prova di Coppa Italia, valida anche questa per il ranking internazionale.
Si entra così nel bosco, si utilizza una tecnica di navigazione differente e soprattutto bisogna stare molto attenti anche a dove si mettono i piedi, perché potrebbe bastare un passo falso per commettere un errore o farsi male, quindi massima attenzione. Dopo la terza prova sprint, dunque seconda prova di Coppa Italia, e per capire quello che sarà il tracciato abbiamo intervistato Lucia Curzio, che è la tracciatrice di questa gara. Sentiamo che cosa ci ha detto. Gara Middel ce la presenta Lucia Curzio, tracciatrice. Allora, la gara di oggi si sviluppa in una zona appenninica classica con un bosco pulitissimo, una parte di faggeta e una parte più di pini, però il bosco è davvero pulito e ci sono diversi valloni, quindi anche i punti corti sarà molto importante tenere la direzione e la quota per evitare di dover fare del dislivello gratuito. Molti valloni, diceva allora Lucia Curzio, bisognerà tenere bene la direzione e anche la quota per evitare di fare inutili giri, no? Questa è la spiegazione perfetta di quanto stiamo per andare a vedere, per quanto andiamo a seguire ora in questa seconda prova di Coppa Italia. Sì, è così, come sai nell'orienteering è importante prendere la decisione giusta, non perdersi in tanti fronzoli ma andare diretti al punto, questo può essere un vantaggio per chi ha buone gambe perché può attraversare grandi dislivelli, invece chi ha gambe meno buone magari sceglie la strada un pochino più facile. Jessica Lucchetta, orienteering terzo SD, la vediamo alla partenza della sua prova in questa giornata. Oltre 700 concorrenti si sono sfidati su un tracciato decisamente impegnativo, come abbiamo sentito, per questa prova sulla middle distance, valida appunto come seconda prova di Coppa Italia di corsa orientamento. Ecco, abbiamo visto partire Christine Kirchleckner, che vediamo ultimamente più rilassata, meno, probabilmente ha superato quella fase in cui gli atleti sono molto tesi, è un'atleta matura che corre con esperienza, ha rinunciato in parte all'attività internazionale, quindi corre proprio per il piacere di competere. Quindi Nicole Scalette, che sta ritrovando anche lei una buona condizione, è di Trento, in questo momento abita a Trento e anche lei viene dalla Val di Primiero. Un concentratissimo Samuele Tait con un light orientin che dopo l'ottimo risultato della sprint dove ha chiuso in terza posizione in cerca di conferme visto il suo stato di forma, e qui Elena Pezzati, favorita d'obbligo, Pietro. Favoritissima, anche nella prova sprint del giorno precedente ha dimostrato di essere in grande forma, non è venuta in Italia per turismo, è venuta per vincere. Sicuramente è una ragazza che sta promettendo bene in prospettiva. Oggi un'incognita potrebbe essere il maltempo, le nubi sono basse e speriamo che gli atleti vengano risparmiati dalla pioggia. Ed ecco anche Tobia Pezzati, stesso discorso fatto prima per la sorella, è la favoritissima per il successo finale dopo l'ottima prova nella sprint, vedremo se riuscirà a mantenere fede alle aspettative. Viola Zagonel, anche lei pronta a partire, vedete si raccoglie la cartina dal basso e si parte per questa prova di Coppa Italia. Sì, io spero sempre che qualche azzurro, magari anche come Mattia De Bertoli, possa insidiare Pezzati. Gli italiani oggi su questo tipo di terreni possono dire la loro. Sicuramente non partiamo già battuti, dai. Assolutamente no. Allora abbiamo visto la partenza di Mattia De Bertoli. Questa è Verena Troia, SD Terlaner Orientierungsläufer, una delle veterane di questo sport. 101 è il suo numero su una divisa scura con inserti bianchi. Questo è ancora Sebastian Hinderst, che come sempre seguiamo con una certa attenzione tra gli atleti che possono sempre dire bene e fare bene in queste prove, non solo nella sprint ma anche nelle prove sulla middle distance. Aaron Gaio. Sebastian Hinderst, che è compagno di squadra di Riccardo Scalette, oggi grande assente, lui è reduce da un inverno abbastanza tribolato, un infortunio ad un ginocchio e poi una lenta ripresa, assente in questo caso anche perché è in procinto di partire per un lungo stage in Scandinavia e sarà sicuramente uno dei protagonisti della Tiomila, che è una delle grandi stanfette nordiche, lui che è anche tesserato per la squadra di Halden. Qui invece gli intertempi dove vediamo che
De Bertoli sta andando molto bene, leggermente attardato, Pezzati, quindi speriamo che oggi sia la volta buona per gli italiani. Assolutamente, stanno davvero andando bene gli italiani. Questo è Giacomo Zagonello, Unione Sportiva Primiero, fluida la sua corsa e la sua azione in questo momento all'interno della Boscaglia. Ci ha descritto davvero bene prima la tracciatrice, quello che incontrano gli atleti durante la loro prova, e qui è proprio una di questi momenti. Tommaso Scaletta, eccolo lì, che va al punto di controllo. Ecco, vorrei far notare che attenzione a dove si mettono i piedi, ma sicuramente attenzione anche ai rami che poi sono in sospensione, quindi anche la testa deve essere, bisogna sempre cercare di passare sotto per non avere spiacevoli sorprese. Ivano Bettega prima ed ora una bella inquadratura da dietro di Giacomo Zagonel, che ancora una volta sta facendo davvero una grande gara, per lui corsa in discesa su quel tappeto di foglie. Jessica Lucchetta che invece sta salendo ora anche lei in discesa a cercare la lanterna per la punzonatura e poi per proseguire la sua prova, la sua gara. Una grande gara anche per il nostro uomo con la telecamera, in questo caso è Samuele Curzio, che ha rincorso quasi tutti gli atleti di alto livello. Sì. Non è stato semplice. Pietro, abbiamo già sottolineato, no? Anche in passato, la difficoltà anche per l'operatore di seguire ovviamente gli atleti, soprattutto in queste condizioni, non si corre sull'asfalto, no? Eh no, anche massima attenzione anche per il cameraman, perché deve osservare l'atleta e osservare dove sta andando. Christine Kirchlechner, che ancora una volta sta dando fondo a tutte le sue energie per provare a primeggiare nuovamente, per provare a portarsi nuovamente sul podio, magari a vincere questa prova. Vedremo se la ragazza del Club Merano, Sport Club Merano, riuscirà a fare altrettanto bene come nella sprint. Vediamo qui. Sì, ecco, vediamo che se la sta giocando, sì. È leggermente in ritardo negli intertempi, Elena Pezzati che sta in questo momento conducendo in sicurezza, era una delle favorite e al momento, con qua vediamo al punto 11, è in testa. Quindi... Assolutamente in testa la Svizzera, intanto Emiliano Corona qui inquadrato dai nostri operatori, ci sono anche i fotografi nella fattispecie, Andreina Brandi ora nero vestita che sta controllando la sua posizione sulla cartina. Atleta romana, forse più avvezza alle distanze sprint, però si sta sicuramente comportando bene. Viola Zagonel, anche per lei corsa nella Boscaglia in questo momento, e anche qui vediamo nuovamente le posizioni delle ragazze con la svizzera Elena Pezzati che è ancora davanti alla Kirchlechner, che però si sta difendendo bene. Sì, sono lì, eccola qui Elena Pezzati, ventenne elvetica, bella corsa per lei e bello sforzo, come dicevamo, anche per il nostro operatore che la sta seguendo passo passo. Devo dire la verità, Elena Pezzati sembra correre veramente in sicurezza, apparentemente non affaticata. Assolutamente, ragazza della società Corsa Orientamento Mendrisio, come dicevamo prima, come il fratello ovviamente, quindi al confine, paesino sopra Chiasso, quindi al confine con l'Italia, sta davvero facendo una bella prova. E questa invece Michela Guizzardi, bolognese, appena diventata mamma, no? Quindi insomma, doppia, sì, soddisfazione. Samuele Tait, sempre brillante in questa stagione, vediamo che sta correndo diciamo sicuramente in modo sicuro, ma al momento è Mattia De Bertolis in testa davanti a Pezzati e poi Giacomo Zagonel che sta sorprendendo, lui che è più uomo da distanze sprint. Eccolo, Tobia Pezzati, l'elvetico va forte anche in questa occasione. Sì, terreno molto molto difficile come vedi e il distacco tra i due è sul filo dei secondi, quindi in questo caso se la stanno proprio giocando. Qui De Bertolis deve essere veloce nel ritrovare, diciamo così, i punti di riferimento per direzionarsi verso la prossima lanterna. E qua passiamo dai boschi alla radura per gli arrivi, questa è Crizia Zambiasi appena arrivata, poi Chiara Caglio 46 e 21 il suo tempo, tempi diversi ovviamente rispetto alla sprint, no? Certo, oggi siamo sui 40 minuti, vedremo poi i primi dove sapranno fermare il cronometro. E qui si susseguono gli arrivi di questa seconda prova
di Coppa Italia sulla media distanza, siamo in provincia di Bologna, abbiamo seguito appunto le fasi principali, Christine Kirchleichner 37 e 19, un ottimo tempo che ancora una volta la pone momentaneamente in testa, Ivano Bettega 56 e 33 e poi Emiliano Corona 34 e 59. Arriva Tommaso Scaletta. Un'altra cosa che è da notare è che oltre alla gara degli atleti c'è anche proprio la sfida del tracciatore, che vuole verificare se è riuscito ad azzeccare i tempi, perché la bravura di un tracciatore sta proprio quella del saper disegnare un tracciato che duri un tempo che sia entro gli standard prefissati. Andreina Brandi 51 e 48, ma Nicole Scaletta aveva chiuso in 38 e 47, per esempio Jessica Lucchetta 50 e 08 il suo tempo, e Eleonora Donadini si scende nuovamente 39 e 04. Attenzione, eccola, alla Pezzati 37 e 07, va prima e dopo il traguardo la stanchezza della giovane di Mendrisio, che ha fatto davvero un ottimo tempo. 37.07 va prima dunque in classifica. Samuele Tait, solita grinta, sta ormai per presentarsi sul traguardo, 41 e 21. Poi Walter Bettega anche per lui fine corsa, Michele Caraglio 39 e 57. E adesso aspettiamo proprio l'arrivo dei migliori. Arriva Tobia Pezzati, un grandissimo tempo per lui, se la sta giocando con De Bertoli. Sì, esatto. Sì, dobbiamo attendere l'arrivo di De Bertoli. 38 e 39 allora per Tobia Pezzati. Mattia De Bertoli 38 e 38, dunque secondo. Per un secondo balza in testa alla classifica superando Tobia Pezzati. Bel colpo di scena per la chiusura di questa gara. Sì, è stato veramente bravo, se la sono giocata su ogni punto e alla fine, proprio per un nulla, De Bertolis ha avuto la meglio su Pezzati. Complimenti a De Bertolis, che quando si tratta di dimostrare qualcosa anche nelle gare importanti, lui piazza sempre un colpo. Eccola la classifica al maschile, Mattia De Bertolis 38-38 per un solo secondo davanti a Tobia Pezzati, poi Giacomo Zagonel primiero a 37 secondi, la classifica al femminile, Elena Pezzati 37-07, Christine Kirchleichner a 12 secondi a 59, Verena Troi che è ancora in grado di salire sul podio. Verena Troi sempre presente, anche se il suo obiettivo quest'anno sono i campionati mondiali che si tengono ad agosto. Si sta preparando con cura e deve gestirsi al meglio. Le interviste finali allora, andiamo a sentire. Due vittorie in due giornate, Elena Pezzati, complimenti. Grazie mille, sono molto contenta, non mi aspettavo forse di andare così bene tutti e due i giorni, però mi sono concentrata bene e sono riuscita a fare due belle gare. In Val Serena spunta Mattia De Bertolis. Sì, oggi sono contento, è andata bene nonostante un paio di errori, però diciamo che anche gli altri hanno sbagliato il loro e quindi sono molto contento della gara di oggi. Puntavi più alla prova di ieri? Sì, mi ero preparato molto di più alla gara di ieri e per questo sono ancora più contento, diciamo, dopo il quarto posto di ieri sono riuscito a riscattarmi, diciamo, da oggi. Apripista d'eccezione oggi il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni. È stato veramente una grandissima e bella esperienza. Faccio i complimenti alla Fiso, alla Polisportiva Masi, un'organizzazione fantastica, ma soprattutto una mattinata fantastica per poter conoscere il nostro territorio. Scusate il fiatone, ma ho fatto veramente la gara, ma ne valsa la pena. Il bilancio finale di questo evento spetta al presidente della Polisportiva Masi. È un bilancio molto soddisfacente, 700 atleti ogni giornata di gara, 10 nazioni rappresentate, una gara internazionale, ma soprattutto la soddisfazione più grande è sui nostri ragazzi che hanno organizzato questo evento con la loro passione, la loro professionalità. Un ringraziamento va alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale, ma un grazie anche a tutti questi atleti che veramente dimostrano che questo sport è uno sport sano, pieno di valori, di rispetto e che ci dà moltissima soddisfazione. Allora abbiamo sentito la vincitrice Elena Pezzati, il vincitore Mattia De Bertolis, il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni e Giacomo Savorini, presidente della Polisportiva Masi. Siamo in chiusura
di questo primo appuntamento stagionale con l'Orienteering su Rai Sport. Torneremo presto con lo sport della bussola e della cartina. Grazie a Pietro Ilarieti. Grazie a tutti e complimenti agli organizzatori. Grazie a Luca Castagnoli per la collaborazione tecnica.